Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Fobia di Anthony Crowther. Continua lo specialone, questa volta Tony Crowther si cimentava in uno sparatutto a scorrimento orizzontale simile ad R-Type ma anche a Salamander. E questo è un gioco che si chiama Fobia, paura, perché ha a che fare con le paure umane. Siamo all'interno di una galassia che si nutre delle paure di coloro che vi si addentrano e le manifestano in maniera tangibile con dei nemici tremendi che proprio fanno leva sulle paure dell'animo umano. E questa è la schermata di caricamento che forse ho messo come come copertina del video, non lo so, adesso vedremo. Andiamo a giocare. Musica di Halloween, musica molto horror, ma fa parte della intro della Cracto dei Remember, il gioco del 1989 pubblicato dalla Mirrorsoft, gioco di Rat and Bish, che come abbiamo detto nella scorsa puntata sono ovviamente Tony Crowther, che si firmava Rat, e Bish era Anthony Bishop, altro suo amicone, con lui che faceva i giochi. Ok, andiamo a giocare. Questi erano i dock. Questa è la schermata di caricamento che abbiamo visto anche prima, però qua è più diciamo dal Commodore virtuale è più bella da vedere perché ci sono i filtri, le cose e i colori sono più fedeli, ok? La musica è fantastica, sentite che roba la musica. Questa era la musica di caricamento su cassetta, era una cosa eccezionale, sentite che roba, oh. Avrete notato la batteria campionata, che è una cosa non scontatissima su Commodore 64, anzi. Musica fantastica, ci sono anche delle voci campionate. Se sentite poco, c'è a un certo punto una voce che dice Fobia. Diciamo che in questa versione su Commodore virtuale si sente poco, però c'era effettivamente, ci sono delle voci digitalizzate nella cassetta. Allora, vuoi la versione cassetta o disco? Perché questa versione che hanno ricostruito ci hanno messo entrambi i tipi di gioco. Allora, su cassetta giochi tutti i livelli, contano solo i pianeti, non le lune. Invece su dischetto c'è un minimo di 9 pianeti necessari per avere lo scudo del sole completo e per poter accedere al sole, quindi non puoi tornare indietro, quindi tanto dove fai. Quindi facciamo la versione dischetto, che era simile. La versione dischetto era simile, mettiamo tutto, no? Ok, era simile un po' a quello che era il Darius da sala giochi, ovvero che tu ti sceglievi il percorso da fare, ma anche Thunder Force, se ricordate. Su Thunder Force tu sceglievi quale percorso fare e non facevi tutti i livelli, facevi un percorso, quindi che ne so, c'erano, mettiamo, 15 livelli, tu per raggiungere la fine del gioco ne dovevi passare, che ne so, 5, 6, così. Andiamo a giocare. Allora, il primo livello, mi ricordo io, era nel mondo dei ragni. Il gioco somiglia parecchio un po' a Nemesis o Gradius, che dir si voglia, ma anche e soprattutto a Salamander. Deve molto agli sparatutto
agli sparatutto giapponesi sto gioco. Allora, iniziamo qua dal primo pianeta, non andiamo sulle lune. Nella versione di dischetto si può anche andare sulle lune, visto che il gioco non è lineare in versione floppy, mentre invece in versione, eccolo qua, mentre invece in versione cassetta i livelli li dovevi fare sempre nella stessa, nello stesso ordine. Come vedete, il gioco somiglia molto 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 agli sparatutto giapponesi. Aia, mi hanno già sfornato. Il gioco è molto bello, come vedete. È uno dei migliori sparatutto su Commodore 64, secondo me. Guardate questo ragno gigante. Ma ha fregato il ragno gigante. Aia, somiglia molto a Salamander, vedete? Ricorda moltissimo Salamander. Qui ci sono le zampe di ragno. Ahia. E c'è anche il ragno che ci segue, però purtroppo sono morto, quindi devo rifare tutto da capo. Allora, riproviamo. Il gioco è difficile, come adesso è molto impegnativo il gioco, però è molto molto bello. Riproviamo, vediamo un po' se stavolta riesco ad andare un pochino meglio. Aia. Ah, sti casi non mi ricordo che fa. Sì, erano tipo le smart bomb, tipo. Ma vaffanculo. Vediamo se riesco a raggiungere almeno il boss, che il gioco è difficile. Sì, dai, dai. No, attenzione, qua è difficilissimo. Qua devo distruggere sto scudo. No, non era da distruggere quello. E beh, non c'era il boss qua. Io mi ricordavo che c'era il boss. Allora posso scegliere quale livello fare, questo o questo. No, c'era un ragnone gigante. Allora proviamo a fare la luna. No, aspetta, facciamo sto livello 2 qua in alto. Allora, non puoi passare un pianeta vivente. Ah, sì, devo distruggere quelle specie di smart bomb, le devo distruggere per eliminare il pianeta. Quindi in pratica il livello non lo supero. Avete visto che alla fine del livello c'è una specie di barriera? Questa luna non ha bisogno di aiuto. Devo rifare il livello. Che fregatura, devo rifare il livello. Perché devo distruggere quante più possibile di quelle bombette che stanno ai lati del gioco. Quindi il gioco già è difficile di per sé. Questa cosa non me la ricordavo. Il gioco già è difficile di per sé, deve distruggere anche quelle bombette là. Ne ho distrutte due. Ma che cacchio. Niente, game over. Allora, riproviamo. Terza e ultima partita, dai, ci devo riuscire, dai. Anche perché il boss forse te lo fanno vedere. Aspetta, andiamo qua, la luna. La luna di Aracno. Vediamo un po', siamo entrati nella luna, quindi abbiamo fatto. Ecco, questo è un livello collaterale, che nella versione cassetta non ci sono sti livelli qua, mi pare. Aia! Che ho fatto? Ma sta cosa non mai ricordavo che ci si poteva sdoppiare. Aspetta, aspetta, aspetta.
Sta cosa non me la ricordavo, ci si poteva sdoppiare. Aspetta un attimo. Sì, perché in questo gioco si può giocare in due, però premendo spazio si può raddoppiare l'astronave in modo da avere un vantaggio se sparate più sostanzialmente. Però sei anche in doppio bersaglio, quindi è più probabile che fai una brutta fine. Facciamo livello normale. No, ma ha fatto lo stesso livello. Ma porca puttana. Niente, game over. Ho fatto solo la luna e game over. Allora, mo facciamo livello normale. Dai, voglio cercare di passarlo sto livello. Dai, vediamo se ci riesco. Ok. No, vaffanculo. Stiamo andando bene, eh? Sì. No, no, aiuto. Allora, ho distrutto finora, mi pare, tutte le quelle uova là, le ho distrutte tutte. Che poi non so uova, sono tipo dei nuclei della paura, diciamo così. Per esorcizzare la paura devo distruggere quei nuclei lì spaziali. Alla fine le ho distrutte tutte, eh. Ma vaffanculo. Sì, sono riuscito a distruggere la barriera, ok. Perché l'ho distrutte tutte quelle. E c'è il boss, eccola col boss. Il boss mi ha fregato, mi ha ammazzato. Niente ragazzi, per questa volta è tutto. Questo era Fobia di Tony Kroder. Gioco secondo me fighissimo, bellissimo. Per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ma anche continua lo speciale su Tony Kroder. Continua. E nella prossima puntata andremo a vedere un po' quelli che sono gli omaggi ai giochi di Monty Mall. Vedremo un Monty Mall giapponese che è particolare, e poi vedremo anche un gioco molto recente che omaggia il nostro talpone Monty Mall. E poi se volete, e io in teoria avrei finito lo speciale Tony Kroder sugli 8-bit, poi se volete più avanti possiamo fare anche i giochi che lui ha continuato a fare sui 16-bit, sui 32-bit, sulle piattaforme di gioco più recente, perché lui ha fatto anche delle cose molto belle sulle piattaforme di gioco più nuove. Ma questo solo se volete, fatemi sapere se vi interessa. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!